questa nuova puntata della Medicina Estetica, la scienza del benessere. Sono la dottoressa Cristina D'Aloiso e sono un medico estetico. Il tema della puntata di oggi è il profilo delle donne. Affinché un profilo venga sempre recepito agli occhi di chi lo guarda come fresco, come giovane, è essenziale che quella che è la linea mandibolare, ovvero quella linea che sottolinea e che si appoggia sull'osso mandibolare, rimanga lineare e dritta negli anni. Se andiamo a vedere delle foto di personaggi celebri nel tempo, vediamo ad esempio Audrey Hepburn come negli anni, sia nella sua foto a 20 anni che a 80, non ha mai avuto alterazioni di questo profilo mandibolare. Quindi questo sicuramente ha contribuito a renderne sempre fresco e gradevole allo sguardo il contorno del suo volto. Vediamo un pochino nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche che portano a una perdita di definizione di questa zona. Quello che succede è molto ben spiegato in questo disegno. Quella che è la classica forma V del volto femminile in giovane età viene gradualmente perduta. Si ha un'inversione, proprio un capovolgimento di questa V. E questo per quali ragioni? Lo vediamo nella prossima immagine. Nel nostro volto abbiamo sotto la pelle vari cuscinetti di grasso che con l'età purtroppo tendono a diminuire di volume e tendono a scendere, a cadere verso il basso per la forza di gravità. Oltre a questo aspetto, i muscoli che sono sottostanti a questi cuscinetti di grasso diventano ipotonici, diventano meno forti e quindi occupano meno volume. Lo scheletro si riassorbe e infine vi è tutta la componente di invecchiamento cutaneo che è stata analizzata nel dettaglio nella puntata relativa all'invecchiamento cutaneo stesso. Quindi tutto questo insieme di fattori fa sì che negli anni si abbia un cedimento dei tessuti verso il basso e una perdita di quella che è appunto la linearità della linea mandibolare. Esiste una regola in medicina estetica che è quella di cercare, quando si lavora, di ripristinare questa che è la forma del volto, dell'ovale della donna, affinché essa sia il più possibile comparabile a quella di un uovo. Quindi cercare di mantenere e ripristinare questi volumi, quindi un volume più ampio al centro e un volume più sottile nella parte bassa, con una buonissima definizione del profilo mandibolare. Un aspetto importante che va spiegato ai pazienti è quello di insegnare loro a valutare la propria immagine, l'immagine del proprio volto, non solo in maniera bidimensionale. Noi tutti ci guardiamo allo specchio e vediamo, abbiamo una percezione del nostro volto bidimensionale. In realtà va spiegato che noi siamo nella maniera più completa tridimensionali, quindi un bravo medico estetico, quando va a correggere un volto, deve valutare il paziente non solo in proiezione anteriore ma anche in tre quarti e laterale, e insegnare al paziente stesso di valutare e di vedersi secondo più angolazioni, e le correzioni vanno ovviamente di conseguenza effettuate in questo senso. Cosa possiamo fare nell'ambulatorio medico estetico per andare a ripristinare quella che è la forma ovale del viso e ripristinare la linea mandibolare? Abbiamo più armi in realtà a disposizione. Uno dei primi interventi, procedure correttive, è quella di andare a posizionare dei filler di acido ialuronico lungo l'arcata zigomatica, con lo scopo non di dare un aumento di volume, quindi un aumento dello zigomo, ma con lo scopo di andare ad avere un effetto liftante, quindi posizionando poche gocce di acido ialuronico proprio sullo zigomo, l'effetto finale non è un aumento di volume, un'alterazione dell'armonia dei profili del volto, ma un effetto liftante sulla parte bassa del volto. Quando mi trovo a proporre in ambulatorio alle pazienti un impianto di acido ialuronico di questo tipo, spesso mi vengono fatti degli esempi molto negativi. Il primo esempio che mi viene in mente è Nina Moric e il timore della paziente di poter sembrare in qualche modo con quegli zigomi così prominenti, così innaturali e finti. In realtà, ripeto, il trattamento, quando effettuato in maniera sapiente, corretta e misurata, non porta nella maniera più completa ad un aumento della proiezione degli zigomi, ma il suo scopo è prettamente quello di sollevare, di liftare quelli che sono i tessuti molli del terzo inferiore del viso. Un'altra strategia
di noi medici estetici è quella di andare a correggere la linea della mandibola, il profilo, mediante delle piccole apposizioni di acido ialuronico proprio sull'osso mandibolare, al fine di visivamente confondere quella che è la perdita di linearità e ripristinare l'ovale in maniera anche qui molto armoniosa e naturale. Insisto su questo aspetto: spesso i pazienti hanno paura di vedere i loro visi trasformati. Nel momento in cui uno effettua la prima procedura si rende conto della naturalezza e dell'armonia del risultato che si può ottenere e cambia poi completamente idea su quello che è il concetto di medicina estetica. Medicina estetica per il volto non trasforma ma preserva, quindi va a sottolineare, enfatizzare quelle che sono le caratteristiche positive del volto e a correggere lì dove sono presenti quei piccoli inestetismi che tutti iniziamo a sviluppare con il passare degli anni. Un altro tipo di procedura che effettuo ormai da diversi anni, sempre con lo scopo di liftare il terzo inferiore del viso, quindi di mantenere la linea mandibolare corretta, è l'impianto nel sottocute di fili liftanti. Che cosa sono i fili liftanti? Sono dei fili a tutti gli effetti, quindi sono sottilissimi, sono costituiti in acido polilattico, che è un materiale completamente biocompatibile, riassorbibile, nell'arco di 6 mesi si riassorbe in maniera completa e che nei 6 mesi in cui rimane all'interno del tessuto porta una stimolazione del tessuto stesso, un effetto liftante del tessuto stesso. Come potete vedere dall'immagine, posso applicarli in vari distretti questi fili, posso applicarli nella guancia, li posso applicare per ridefinire il volto o per liftare il collo, quindi sono assolutamente ubiquitari e devo dire che sono uno strumento molto utile nella pratica clinica ambulatoriale. L'intervento viene fatto per via ambulatoriale, dura circa una quarantina di minuti in anestesia locale e il paziente può riprendere immediatamente le sue normali attività professionali e sociali. Ho portato un esempio di paziente trattata con fili liftanti. Come vedete, con il posizionamento di pochi fili è possibile ridefinire in maniera completa l'ovale del volto del paziente e ripristinare quella che è la normale linea mandibolare che abbiamo in giovane età. E con questo vi lascio come sempre i miei contatti, il mio sito internet e la mia pagina Facebook e vi do appuntamento alla prossima puntata con la medicina estetica, la scienza del benessere.